Ovviamente la domanda qui è, diciamo, possiamo fidarci della scienza? Mi pare che questo sia quello di cui dobbiamo trattare. E, boh, io comincio a dire che come persona che si occupa di ricerca scientifica non posso che rispondere sì, dobbiamo fidarci della scienza per un motivo molto, molto semplice, poi vediamo se tu sei d'accordo. Cioè, la scienza non procede per opinioni, ma procede per fatti, che è, diciamo, forse una grande differenza rispetto a quello che sta accadendo attualmente nella nostra società. Io voglio fare un esempio, esempi molto semplici. Cioè, se diciamo, un gruppo di ricerca trova, e invento, cioè, che il latte è un buon combustibile per far andare le automobili, e cosa fa? Scrive un articolo scientifico, lo manda a una rivista. Più importante questa rivista, più selettivo è il controllo che viene fatto da dei colleghi, degli esperti, che devono verificare se questa ipotesi abbia un qualche fondamento. Se ce l'hanno, il lavoro viene pubblicato. Però non è finita lì, diciamo, non è che questa cosa a quel punto diventa verità. Bisogna che se la cosa è interessante e importante, altri gruppi di ricerca cominceranno a cercare di riprodurre questo risultato. E ci sono solo due possibilità: o lo riproducono, e allora siamo di fronte effettivamente a un nuovo risultato importante e a un nuovo aumento di conoscenze, oppure per qualche ragione, qualche volta succede, non lo riproducono e ci possono essere molti motivi. Magari il lavoro era sbagliato da qualche punto di vista, o l'interpretazione non era corretta. Qualche volta può addirittura succedere, oggi purtroppo in aumento questo fenomeno, che addirittura il lavoro sia manipolato. Stiamo parlando di percentuali molto basse, ma questo è quello che può avvenire. Però, prima o poi, se anche il lavoro è manipolato, la scienza se ne accorge e lo, diciamo, esclude dal corpo di conoscenze. Non solo, esclude anche le persone che hanno fatto questa azione, di fatto vengono messe al bando. Cioè, ci sono delle regole non scritte, in realtà poi magari tu ne vuoi parlare, Merton le ha scritte, ma di fatto che codificano questo modo di procedere. Quindi ci sono dei meccanismi di verifica molto importanti che ancora rendono la scienza un modo di procedere assai diverso da quello che avviene nella società comune per quanto riguarda lo scambio di informazioni. Certo, io sono completamente d'accordo con te, dirò le stesse cose con altre parole. Io penso che la scienza sia il prodotto di una istituzione sociale, la comunità scientifica, o meglio, le comunità scientifiche, che tendono a raggiungere un consenso razionale di opinione, come diceva John Zeman, che era un fisico teorico, ma si è occupato anche di sociologia della scienza, quindi un consenso razionale di opinione fondato su che cosa? Su quel sistema particolarmente efficiente che è il combinato disposto tra certe dimostrazioni, per dirla con Galileo, e sensate esperienze, cioè tra teorie logicamente e possibilmente matematicamente fondate e fatti osservati, fatti sperimentali osservati. Questo è sostanzialmente la scienza. E i suoi valori fondanti, a cui tu già facevi riferimento, i valori indicati da Merton, ci dicono qual è il segreto che rende la scienza non la produttrice di verità, ma la produttrice di, come dire, di verità contingenti, diciamo, ecco, pronte a essere falsificate non appena si trova un elemento contrario. Allora, Merton indicava cinque valori fondanti, quattro almeno dei quali, poi sul quinto ritornerò, quattro almeno dei quali estremamente importanti. Il primo è il comunitarismo, cioè tutto deve essere comunicato a tutti, tutto deve essere completamente trasparente, quindi l'assoluta trasparenza dei fatti scientifici. L'altro è l'universalismo, cioè tutti possono fare scienza, purché aderiscono ai criteri, insomma, ai criteri di validazione delle affermazioni, e nessuno può parlare ex cattedra. Cioè, ogni volta che qualcuno fa un'affermazione, quell'affermazione deve essere provata, non può essere accettata
sulla base dell'autorità di chi la pronuncia. Posso fare un esempio su questo? Come no? Perché se ci pensate bene, Einstein ha sostenuto, e Einstein era diciamo comunque considerato il più grande scienziato del Novecento, una cosa a cui il resto della comunità scientifica non si è mai adattata. Lui non ha mai creduto all'aspetto diciamo probabilistico della teoria della meccanica quantistica, al principio di indeterminazione, ma era stato lasciato da solo. Non è che siccome lo diceva Einstein questa cosa doveva essere vera, cioè di fatto è stato verificato che il suo punto di vista non era quello corretto. Quindi diciamo sono esempi illuminati di questo. Vale per tutti, compreso Einstein, il che è tutto dire, diciamo. Quindi certamente. Poi c'è il disinteresse, diceva Merton. L'unico interesse che hanno gli scienziati, che devono avere gli scienziati che si comportano secondo i valori fondativi della scienza stessa, è appunto devono essere disinteressati rispetto a tutto tranne che forse a una cosa, diciamo l'unico interesse legittimo è quello di affermare la priorità di una scoperta, diciamo sono arrivato prima io, diciamo, ecco questo è l'unico interesse che può avere uno scienziato, per il resto gli interessi di potere, gli interessi economici dovrebbero essere spunti dalla scienza. E poi l'ultimo, ma ritengo che sia il valore fondamentale per credere nella scienza, è lo scetticismo sistematico, cioè non devi mai prendere per buona un'affermazione se non l'hai verificata, se essa non corrisponde a quelle certe dimostrazioni, a quelle sensate esperienze di cui parlava Galileo. È ovvio che questa è una scienza ideale, ideal tipo, ci sono infinite come dire, deroghe da queste regole scritte da Merton, ma che nessuno diciamo, firma davanti a un notaio, nessuno scienziato firma davanti a un notaio. Ma come hanno detto in molti, per esempio Paolo Rossi, il filosofo delle idee, in particolare delle idee scientifiche molto importanti, chi contravviene a queste regole sa di farlo e quindi sa di essere diciamo, un deviante rispetto alle buone norme della scienza. Tuttavia, però, magari su questo ti invito a intervenire, tuttavia oggi ci troviamo in delle condizioni particolarmente nuove rispetto ai processi scientifici che sono stati conosciuti dal 600 fino diciamo, alla metà del 900, perché ci sono un nuovo fenomeno che è quello della scienza portata avanti sostanzialmente da imprese private. Oggi 2/3 dei finanziamenti al mondo, che sono tantissimi oggi finanziamenti al mondo alla scienza, circa 2.000 miliardi di dollari l'anno, i 2/3, e forse anche più, sono a opera di privati, i quali legittimamente in un'economia di mercato hanno un'altra griglia valoriale che può confliggere con questa griglia valoriale mertoniana e quindi nascono dei rischi che magari se abbiamo tempo possiamo enunciare. E poi adesso mi sembra che ci sia anche un rischio ulteriore esterno alla scienza, che è quello dell'invadenza della politica. Oltre all'articolo in prima pagina oggi, Carlo Luca, all'interno del giornale di Repubblica, neanche l'avessimo fatto apposta, c'è un altro articolo in cui si commenta la decisione di Trump di come dire, imporre in qualche modo agli scienziati, ai biomedici americani di evitare una serie di parole, due delle quali sono particolarmente sconcertanti, il divieto è particolarmente sconcertante. A, non devono utilizzare la parola feto, e non capisco francamente perché, diciamo c'è un medico che non... L'altra, forse epistemologicamente più importante, è che non devono utilizzare la frase è stato provato, questa è un'affermazione che ha delle evidenze scientifiche. Ecco, questo non lo si può più utilizzare. Allora, questo rischio politico, insomma, la storia ci ha dimostrato che molte volte la politica è intervenuta in ambito scientifico, ecco, questo è un rischio che nei nostri giorni è particolarmente serio.
Allacciandomi a quest'ultimo punto molto rapidamente, quando la politica ha cercato di indirizzare la scienza ha fatto disastri, il più classico esempio è quello di Lysenko e diciamo delle teorie genetiche degli anni 30, diciamo era un genetista diciamo che si era adattato al pensiero sovietico dominante e quindi aveva un po' manipolato le teorie, di fatto distruggendo tutta la biologia genetica diciamo della Unione Sovietica in quegli anni. No, i temi sono tanti, diciamo che sicuramente un aspetto problematico oggi per il cittadino comune è come confrontarsi con la scienza e dove attingere alle informazioni. Penso che questo sia il problema più grosso, perché la quantità di informazione scientifica prodotta specialistica è immensa, è tanto grande che ormai anche diciamo noi stessi non riusciamo a seguire tutto quello che viene prodotto nel nostro stesso campo. E poi c'è un altro aspetto, che se non è mediata diventa molto complicato accedervi. Io sono un chimico, ma se devo dare a leggere un lavoro di fisica delle particelle non riesco a capire che cosa ci sia di nuovo, perché è un campo troppo fuori dal mio, o di biologia. Quindi ho bisogno che qualcuno me lo spieghi, ho bisogno di qualcuno che abbia la capacità di andare a capire che cosa questo lavoro dice. Questo è molto importante. E faccio un altro esempio riferendomi sempre al latte, no? Perché oggi succedono dei fenomeni di questo genere. Compare un lavoro scientifico e dice il latte fa male. Allora, parte subito, perché poi queste cose ovviamente sui giornali vengono riprese con grande gusto, no? Perché appena la notizia fa un pochettino rumore, se anche magari, non dico non è vera, perché adesso vi dirò di cosa si tratta, diciamo però fa effetto. No, io me la sono inventata questa cosa, però potrebbe benissimo darsi che un gruppo faccia una ricerca, prenda un centinaio di topi, li ingozza di latte in polvere per un mese e solo quello, e vede che dopo un po' i topi stanno male e scrive il latte fa male. Ora è evidente che non è il latte che fa male, ma le quantità di latte che io ho somministrato. Io vorrei ricordare che l'acqua che noi tutti beviamo, se ce ne danno 5 litri in un colpo, ci mandate al creatore, cioè di fatto l'acqua, se la prendiamo in eccesso, anche quella può diventare nociva. Cioè molte cose è quanto ne viene utilizzato. Allora tutte queste cose sono nascoste dietro all'informazione scientifica e vanno valutate molto bene. Purtroppo circolano molte di queste cose che in realtà, se uno poi va a vedere, i lavori anche scientificamente non sono fatti in maniera così accurata, però possono avere un impatto negativo sull'opinione pubblica. Questo è il vero problema di cui in qualche modo oggi stiamo parlando. Ecco, un altro dei rischi che vale la pena indicare è quello che non sono solo le deroghe ai valori mertoniani, ma c'è appunto questa nuova griglia valoriale a cui facevo riferimento. Oggi gli interessi in gioco intorno alla scienza sono enormi, perché da almeno 50-60 anni la scienza non è più una delle componenti culturali importanti dell'attività umana, ma è diventata la leva principale per lo sviluppo delle nazioni. Forse in Italia questo è meno evidente, diciamo, però nel resto del mondo, diciamo, funziona così. La leva è la leva principale per la ricchezza delle nazioni, quindi è chiaro che gli interessi economici sono molto molto forti. E John Zeman parlava, a proposito di pressioni di tipo economico, appunto di una nuova griglia valoriale in cui si afferma un po' il contrario, insomma, dei valori mertoniani. Per esempio la trasparenza. Ecco, la trasparenza, se io sono un'azienda che produce ricerca per l'azienda, io non privilegio, diciamo, la trasparenza assoluta, ma alcune conoscenze le voglio tenere per me, perché è l'interesse della mia azienda che deve essere portato avanti. E quindi ci sono questi valori che sono conflittuali. Però vorrei sottolineare che ci sono anche dei processi interni alle comunità scientifiche che forse, diciamo, contengono un qualche rischio. Per esempio, se noi consideriamo che è diventato un valore dominante non tanto la qualità delle pubblicazioni, ma la quantità delle pubblicazioni, almeno questo può essere un rischio, e allora il famoso publish or perish, il problema è effettivamente o pubblichi o sei fuori sostanzialmente dalla carriera scientifica. Fai carriera se pubblichi, ma devi pubblicare, diciamo, articoli e risultati di alto valore, non una quantità incredibile, notevole
al più grande possibile di articoli senza alcun reale valore scientifico. Bene, io penso che questo sia un rischio reale. Per esempio, in alcuni paesi, insomma, ultimamente la Cina, ci sono stati dei veri e propri, come dire, sistemi industriali di produzione di articoli e anche una compravendita di articoli. Io ti produco questi risultati, poi te li vendo, tu ci puoi mettere il nome, così puoi procedere. Ecco, questi sono fenomeni assolutamente degeneri, su cui però bisogna prestare l'attenzione, perché sono uno dei canali attraverso cui le fake news in qualche modo possono entrare anche in ambito scientifico. Però per fortuna la scienza, come dicevamo prima, ha gli anticorpi necessari e talvolta sufficienti a reagire a questo tipo di degenerazione. Sì, sono pienamente d'accordo, infatti il libro che ho scritto è un po' anche su questo, però vorrei tornare su un aspetto molto importante, molto inquietante, a cui tu hai fatto cenno, ed è il ruolo della ricerca che è fatta da società private. Io non ho niente contro questo, perché in passato questo ha contribuito comunque allo sviluppo sociale e tecnologico. Quello che trovo molto pericoloso, adesso vi dirò a cosa mi riferisco, è il monopolismo, e quello invece a cui ci stiamo avviando. Ora, ci sono società, se prendete Google oggi, Google ha i più grandi centri di ricerca al mondo, sta reclutando i più grandi scienziati e ricercatori al mondo, e lo fa in totale segretezza, in totale assenza di ogni comunicazione di quello che avviene dentro rispetto a quello che viene fuori. Questo è inquietante, perché Google già conosce tutto di noi, conosce tutti i nostri dati, glieli abbiamo regalati grazie in cambio di app gratuite, che gratuite non erano, e leggono tutte le nostre mail, sanno tutto di noi, e quindi ci sono questi aspetti che sono molto pericolosi, perché non si è mai verificato che alcuni pochi monopolisti, sono quei 4-5 grandi player, Facebook, Amazon, eccetera, abbiano in mano tanta tecnologia, tanta informazione, tanta conoscenza. Questo è un aspetto nuovo, del tutto nuovo, e su cui bisognerà fare qualche riflessione. Non tocca tanto le fake news, ma tocca forse altri aspetti. Come stiamo col tempo? 4 minuti. Benissimo. Posso fare una domanda? Leggendo il libro un po' così, leggera, ma è vero che lei ha lavorato con Angela Merkel, almeno dal libro, questo mi ha colpito, e raccontava di come è cambiata il modo di organizzare le pubblicazioni e la ricerca in epoca pre-internet e pre-addirittura mail rispetto a dopo, e faceva l'esempio della difficoltà di muoversi da una parte all'altra della cortina, e lei era proprio in contatto con l'istituto in cui lavorava Angela Merkel. Questo è una curiosità, però interessante. Sì, io di fatto, quando ho cominciato, ho fatto il mio dottorato di ricerca a Berlino Ovest, e quando lo dico agli studenti, chiaramente siamo a Matusalemme, ma eravamo chiusi nel muro di Berlino, di fatto era un altro mondo, e avevo stabilito una collaborazione con un gruppo di ricerca all'Accademia delle Scienze di Berlino Est, dove c'era appunto Angela Merkel e Joachim Sauer, che poi l'ha sposata e con cui ho fatto alcuni lavori scientifici, e ho cominciato ad andare con molta fatica a collaborare con loro. Io potevo andare dall'ovest all'est, loro non potevano ovviamente venire dall'est all'ovest, però andava tutto con dei ritmi e dei tempi, mandando delle lettere che stavano in giro per delle settimane, a volte dei mesi, e era un modo diverso, se vogliamo ottocentesco, di fare ricerca, che però dava anche il tempo di riflettere molto bene su quello che si faceva. E questo è uno degli aspetti che anche qui non c'entra tanto con le fake news, ma noi dobbiamo ritrovare il valore del tempo nella nostra società, nel modo di apprendere, di insegnare, di produrre conoscenza, di produrre scienza, perché questo è fondamentale. Quindi questo è un po' il messaggio che cerco di trasmettere venendo da quell'epoca. Ecco, usavamo ancora la macchina da scrivere, tutte queste cose qui, insomma, che sembrano un po' obsolete. Bene, io penso che, come tutte le medaglie, c'è sempre due facce, e la velocità di internet ha consentito però un processo di forte internazionalizzazione della ricerca. Oggi i gruppi di ricerca sono prevalentemente ormai dei gruppi internazionali, e questo è un bene, anche perché espone questi gruppi di ricerca meno alle pressioni locali, sia di tipo economico sia di tipo politico. Quindi c'è un aspetto assolutamente positivo. Volevo chiudere, se c'è ancora 30 secondi, semplicemente come si è possibile che le comunità scientifiche, soprattutto la società di cui mi sento esponente, la società laica, si possano emendare dalle fake news e dalle
delle degenerazioni scientifiche. Bene, io penso che bisogna riproporre certamente in termini nuovi quelli che per l'appunto Albert Einstein dopo la Seconda Guerra Mondiale proponeva, cioè una alleanza tra comunità scientifica e società civile e cittadini, perché insieme ci si possa controllare in qualche modo a vicenda, nel senso che i cittadini possono dare forza alle comunità scientifiche per evitare le degenerazioni e per rafforzare invece l'uso sociale della scienza, e ovviamente le comunità scientifiche possono aiutare la società a evitare i venti della demagogia che molto spesso, soprattutto in questi ultimi periodi, soffiano molto forte.